Buongiorno. La terza puntata del nostro itinerario in nove libri si occupa oggi di una grande passione di tanti italiani e non solo, il calcio. Il calcio praticato, ma anche e direi forse soprattutto il calcio come spettacolo di massa, un fenomeno mondiale in grado di attrarre decine di migliaia di individui negli stadi ai quali si sommano davanti alle televisioni milioni di praticanti a domicilio. Ma avreste mai detto che il calcio dei nostri tempi assomiglia a una religione? Nel 2016, cogliendo l'occasione dei campionati europei di calcio, le edizioni di Ognane di Bologna hanno ripubblicato un piccolo volumetto del 1982 di Marc Auger, etnologo e antropologo francese, che porta un titolo eloquente, Football, il calcio come fenomeno religioso. La sua tesi è molto semplice. Un evento calcistico coinvolge milioni di persone diverse tra loro, che non si conoscono e che pure si riconoscono nella ritualità della partita. Un rito celebrato da 23 officianti e da qualche comparsa, al quale non solo si assiste, ma si partecipa con i canti e con il tifo, alzandosi e sedendosi tutti negli stessi momenti, danzando insieme e cantando in coro. Un rito che crea tra i partecipanti uno stato emotivo comune e un rapporto tra il singolo e l'insieme della comunità che è molto molto vicino a quello che si vive durante una celebrazione religiosa. Non è un caso dunque che si possa parlare di una fede sportiva o che a Napoli ci si possa imbattere in altarini dedicati a Maradona, o ancora che in Africa si usino delle pratiche voodoo in ambiente calcistico, come la protezione magica delle porte dei portieri, le consultazioni degli indovini o gli incantesimi dei giocatori. Ma capita anche qui da noi di assistere a complessi segni di croce o a preghiere lunghe di calciatori che stanno per entrare sul campo. Ma per Auger la consacrazione del calcio come rituale religioso moderno si accompagna però a una constatazione direi un po' preoccupante. Egli dice che ormai nella nostra società il senso dell'esistenza di ciascuno di noi si costruisce quotidianamente, giorno per giorno, senza più grandi preoccupazioni circa l'esistenza di un eventuale destino ultimo della nostra vita. E dunque il rituale religioso, che ha proprio la funzione di garantire l'esistenza di questo futuro della vita e di alimentare in chi celebra il senso di un'attesa, può dunque aprirsi e chiudersi nell'arco di una partita. Beh, personalmente credo che sia possibile e più bello godere di una partita della nazionale e di una giocata di Messi senza accontentarci di esaurire il senso della nostra vita in 90 minuti. A risentirci sabato prossimo.